Ciao Simona, Ciao tutto bene? Paola, sì, grazie, tu come stai? Bene. Tutto bene, grazie anch'io. Allora, anche questa sera faremo due chiacchiere sulle attività delle riaperture, su come riprenderle. Sì, bisogna ormai. Allora, nel frattempo, come sempre, aspettiamo qualche minuto, se Certo. qualcuno è già collegato, magari se ci manda qualche messaggio, che così vediamo anche noi. Esatto. Fateci sapere se ci sentite, se ci vedete. Non c'è ancora nessuno. Va bene, grazie Bene. anch'io. Allora, qua togliamo l'audio, Sì, perché quindi hai si un po' di vede. ritorno. Fateci sapere. Che così con la diretta e vedo che un po' di gente si collega. Se ci Ottimo. mandate qualche saluto, io intanto Fateci mando sentire se ci sentite bene. Presenza, esatto. Bene. qua. Vediamo, ah, c'è Marianna, ciao Marianna, Patrizia, Brunella, Anna, ciao Anna, si sente? Si sente, si vede Sì, l'importanza bene. dello. Ah, ci Ok. dicono ok, video, audio e video, perfetto. Bene, bene. Vabbè, sì, perché in queste serate il rischio che la rete crei dei problemi o che la banda, cioè, si abbassa, non è la prima volta, diciamo. E dai, vedo Bene. che si stanno attivando. Bene, bene. Ottimo. Veramente ottimo, bene. Ok. Che sentire il cuore. Ok. Aspetta che io mi metto così, ok. Cerco di coprire il riflesso della finestra. Tanto adesso diventa buio, quindi diventa nero dietro le mie spalle. Sì, infatti questo è un po' il problema. Oh, d'altronde la diretta in queste giornate, in questi momenti, viene fatta da casa. Esatto. Buonasera Barbara, buonasera a Ciao tutti. Barbara. Benvenuti. Allora, io inizierei facendo, appunto, raccontando a chi non ci conosce, chi è Family Academy, chi magari si collega per la prima volta. Family Academy è la divisione sociale, del gruppo Immobiliare San Pietro. E diciamo che Family Academy nasce nel 2016 come divisione appunto sociale che si occupa di organizzazione di eventi gratuiti, informativi e divulgativi per la popolazione. Quest'anno diciamo che il coronavirus ha cercato di bloccarci, ma non ce l'ha fatta e noi siamo ancora qua, siamo sulla rete e quindi tutte le nostre attività le facciamo direttamente dalla rete. Ogni lunedì c'è una diretta Facebook e stasera siamo qua con Simona Bergami, professional organizer, che magari molti di voi già conoscono perché è da qualche anno che collabora con noi e che fa e organizza eventi con noi. Ecco, alcune informazioni tecniche. Vi chiedo cortesemente se volete o se potete condividere la pagina, la diretta sui vostri contatti. E poi ricordo a chi non si è iscritto all'evento direttamente da Facebook di mandarmi un'email se vuole la dispensa, che noi gliela spediamo manualmente. Ecco, un po' questo. Allora, io direi che vado nelle retrovie e lascio la parola a Simona Bergami. Un saluto a tutti e ci vediamo dopo. Ciao. Ciao Paola, grazie, grazie mille per questa introduzione. Allora, per chi non mi conosce, io sono Simona Bergami, sono una professional organizer e per chi non conosce questo tipo di professione, il professional organizer sostanzialmente è un professionista che insegna l'organizzazione. Io lo faccio sia dal punto di vista dell'ambito personale, quindi la casa, l'armadio, le abitudini, quello che è insomma proprio lo stile di vita delle persone, ma lo faccio anche dal punto di vista professionale, quindi insegnando, non so, a gestire meglio il proprio tempo, a gestire meglio i propri documenti,
a cercare di trovare quell'equilibrio che un po' tutti vorremmo, che è quello di lavorare meno e lavorare meglio, no? Quindi che sarebbe una cosa bellissima da riuscire ad avere in maniera efficace, quindi magari lavorare qualche ora di meno, ma insomma, sempre in maniera molto produttiva. Un altro ambito dei professional organizer è quello invece più legato proprio alle patologie, quindi a quello che può essere il disturbo da accumulo ossessivo-compulsivo, ma ovviamente questo è tutto un altro ambito che vuole anche un percorso insieme a un terapeuta, perché insomma, stiamo in presenza insomma, proprio di una patologia vera e propria riconosciuta. Allora, noi questa sera abbiamo pensato di fare questa diretta per parlare un po' di quello che è la riapertura, il ritorno un po', diciamo, a questa normalità, anche se un po' strana a volte, che è la fase 2 o 2 bis, o come viene chiamata adesso, dopo, insomma, la quarantena che abbiamo un po' subito tutti quanti. È ovvio che il periodo di quarantena, il periodo del Covid, è stato un periodo molto stressante per tutti quanti, soprattutto anche perché ha creato delle dinamiche a cui non eravamo abituati. Nella diretta che io ho fatto per Family Academy circa un mesetto fa, abbiamo parlato di tutta una serie di dinamiche che si creavano nel momento in cui eravamo tutti costretti nello stesso ambiente. Quindi il fatto di essere sia adulti che bambini a coabitare nella stessa casa quando non ci siamo per niente abituati. Non ci siamo abituati con il partner, figuriamoci con i bambini che invece normalmente stanno a scuola, all'asilo, eccetera. E adesso la situazione è da un lato, se vogliamo, migliorata, nel senso che molti sono ritornati in ufficio, molti sono ritornati ai propri lavori, ma c'è una grande incognita che è quella delle scuole che in questo momento sono ancora chiuse. Ovviamente il fatto che le scuole siano chiuse è una cosa che ricade quasi totalmente sulla figura femminile. Sono percentuali, insomma, di questi giorni che di chi cioè del fatto 100, il totale delle persone ritornate a lavorare in ufficio, il 70% sono uomini, soltanto il 30% sono donne. Questo ovviamente è molto grave come situazione perché rischia di riportare la situazione femminile indietro di 50 anni e rischia di compromettere carriere, rischia di compromettere lavori, rischia di costringere donne ad abbandonare i propri lavori per stare dietro ai bambini. Oggi, insomma, in questi giorni si è ricominciato a parlare di aperture di centri estivi, di riapertura a scuola a settembre, però ovviamente, insomma, è tutta una situazione che è abbastanza precaria, anche perché non sappiamo esattamente cosa succederà poi in autunno. Quindi c'è un grosso peso sulle donne, grosso. E si chiama carico mentale. Qualcuno di voi sa di che cosa sto parlando? Lo sente sulle proprie spalle il carico mentale? Ecco, allora, se non sapete che cos'è, vi dico che il carico mentale è stato parlato, ne ha parlato per la prima volta nel 1984 una sociologa francese che si chiama Monique Ecole. Io ho qualche appunto qua di fianco per quello che ogni tanto mi vedete spostare lo sguardo, che è la prima che ha cominciato proprio a parlare di queste giornate doppie, lei proprio le ha definite, che vivono le donne, ovvero il fatto di avere un doppio ruolo che è quello del professionista, della lavoratrice, ma poi ritornare a casa e avere il ruolo che magari una volta apparteneva alle nostre mamme, alle nostre nonne, che è quello delle casalinghe, mamme, cioè persone che però si dedicano in esclusiva alla casa. Ecco, noi oggi non ci dedichiamo più soltanto in esclusiva alla casa, ma abbiamo anche la nostra professione, quindi questo ovviamente aumenta il carico che abbiamo su di noi. Per spiegarvi meglio che cos'è il carico mentale, chiedo a Paola di mettere la prima immagine che ci siamo preparate.
Ecco, questo fumetto è un libro che io vi consiglio di leggere, di acquistare se ne avete l'occasione. Si chiama Bastava chiedere, è di un'autrice francese, Emilia Ferretti Viola, che ha proprio descritto tramite fumetto una serie di situazioni che vivono le donne, soprattutto incentrate appunto su questo carico mentale. Forse è un po' piccolo. Poi lo troverete più in grande nelle slide che vi verranno mandate da domani, quindi vi ricordo di chiederle se non le ricevete. Ma ecco, adesso per il momento ve le leggo io perché così si legge, lo riuscite a leggere un po' tutti. Cos'è il carico mentale? Quando decido di occuparmi di una cosa semplice, come per esempio sgombrare un tavolo, diventa chiaro cosa sia il carico mentale. Inizio prendendo un oggetto da mettere a posto. Ma strada facendo calpesto un asciugamano sporco che vado a buttare nel cesto del bucato, che è già pieno. Quindi carico la lavatrice ed ecco che vedo la busta delle verdure che bisogna mettere in frigo. Mentre la sistemo, mi ricordo che c'è da aggiungere la senape alla lista della spesa. E così via. Alla fine riuscirò a mettere in ordine il mio tavolo solo dopo 2 ore di faticoso lavoro. Ecco. Questo è il carico mentale, no? Cioè, noi donne abbiamo un po' tutte questa propensione, cioè il fatto di non fare mai una cosa alla volta, ma di avere un occhio quasi a 360 gradi che prende dentro tutto quello che abbiamo. Questo è una cosa esclusivamente femminile, non possiamo arrabbiarci con gli uomini perché non ce l'hanno, perché non è proprio nel loro DNA, cioè, quindi non, è inutile tentare di insegnarglielo perché non ce la possiamo fare. Quello che possiamo fare con loro è cercare però di educarli in un certo senso, perché questo tipo di atteggiamento a noi viene tramandato da quelle che sono un po' i nostri retaggi, cioè noi ci basiamo ancora tanto della nostra vita sul nostro passato, sui nostri retaggi. È ovvio che noi donne abbiamo davanti un modello femminile, che è quello delle nostre mamme e delle nostre nonne. I nostri uomini hanno davanti a loro un modello patriarcale di uomini che probabilmente o quasi non muovevano un dito in casa loro. Quindi non sanno proprio fare, bisogna spiegarglielo. È anche vero che, appunto, come vi dicevo, questo occhio a 360 gradi che noi donne abbiamo non è proprio insito nel DNA maschile. Se io chiedo a mio marito, per favore, svuota la spesa, lo fa assolutamente. Cioè, mio marito non mi ha mai detto no, non lo faccio, lo fa, ma non è in grado, non ce la fa proprio, di vedere il resto di quello che ha intorno. Quindi, non so, vedere se in frigo manca qualcosa. Ecco, non ce la fa. Come si può cercare di farsi aiutare? Perché se noi, ripeto, siamo già impegnate con il lavoro, stando dietro i bambini, la didattica a distanza, eccetera, abbiamo bisogno di una mano. Quindi quello che io vi consiglio in maniera molto pratica è quello di cercare di avere un dialogo costruttivo con i vostri partner. Quindi evitare le accuse. Per carità, ecco, non accoglieteli a casa con il ditino puntato così, dicendo non hai fatto quella cosa, perché altrimenti li inducete a chiudersi la porta dietro le spalle e a ritornare in ufficio. Quindi state attenti, ecco, non fatelo. Però ci sono soprattutto due atteggiamenti che noi donne possiamo contribuire a fare per cercare di rendere l'ambiente casalingo il più armonioso possibile. Ovvero, uno è lasciare andare, cioè ok, non hai portato i calzini nel cesto della biancheria, te lo faccio notare senza aggredirti e vabbè, dai, per questa volta lo faccio io, però cerca di aiutarmi, insomma. La seconda cosa è no al perfezionismo, quindi se il vostro partner fa qualcosa, lasciate che lo faccia a suo modo. Perché io conosco un sacco di donne, ve lo devo dire, che hanno un uomo che magari gli carica la lavastoviglie, ma non è caricata come dicono loro, la svuotano e poi la ricaricano. Ecco, se fate queste cose, signore mie, poi i vostri uomini vi dicono: beh, allora la prossima volta arrangiati. Ecco, quindi lasciate perdere. Paola, se vuoi togliere l'immagine così mi si vede più in grande, grazie.
Un'altra strategia che possiamo mettere in atto è quella della riunione di famiglia, ovvero quella di creare proprio un momento settimanale di confronto con il resto della famiglia, quindi sia il partner ma anche i bambini. Perché non ricordiamoci sempre che anche i bambini nel loro piccolo possono dare una mano, anche i bambini possono contribuire a dare un piccolo aiuto in casa, ad alleggerirci, quindi soprattutto per esempio stando dietro i loro giocattoli, riordinando i loro vestiti, quindi stando magari anche solo dietro alle loro cose. E ricordiamoci anche che se voi oggi vi lamentate dei vostri uomini, i vostri uomini sono figli di qualcuno che evidentemente non gli ha insegnato a essere così collaborativi in casa. Quindi mamme di figli maschi, io ve lo chiedo, vi supplico, cercate di insegnare ai vostri figli che cos'è la collaborazione. Lo state facendo? Per favore, no? Non fate queste disparità, no? Tu sei maschio, allora puoi non far niente, tu sei femmina, allora apparecchi. Non fa fatelo fare i maschi, che imparino loro, dai. Cioè. Se volete raccontarmi di come educate i vostri figli maschi, fatelo nei commenti, mi raccomando. Bene, quindi crearsi un minimo di riunione, no? Proprio un momento settimanale dove tutte le settimane ci incontriamo e tutti i componenti della famiglia si prendono in carico un determinato compito. Se è un bambino piccolo, magari apparecchia, dà l'acqua alle piante, si assicura che la ciotola del cane sia piena, ma serve anche per cercare di dire al nostro partner, in questo caso, che cosa io mi aspetto da lui. Io mi aspetto che se vedi che la lavastoviglie è finita, la svuoti. Non te lo devo dire io, quindi fallo. Io mi aspetto che se la lavatrice ha finito, stendi il bucato e poi ti ricordi anche di andarlo a ritirare. Insomma, cercate di proprio di responsabilizzare, ma senza accusare. Ecco, perché se cominciate ad accusare, diventa un po' più complicato poi creare un dialogo costruttivo. I benefici di fare una riunione in famiglia sono veramente tanti, tra cui il fatto di creare proprio un ambiente armonioso nella famiglia dove c'è un confronto senza accuse e in cui anche i bambini vedono che le cose non succedono per magia, le cose accadono perché ci sono degli gli adulti che si mettono d'accordo per mandare avanti la casa. Quindi anche loro vengono coinvolti giustamente in questo processo decisionale. Che altro? Allora, la riunione di famiglia, io intanto leggo anche i vostri commenti, se c'è qualcosa che volete anche chiedermi, insomma, fate pure delle domande senza problemi. La riunione di famiglia ha un po' di regole, perché ovviamente è un momento in cui deve essere un po' costruttivo, quindi ci si danno delle regole. So, deve essere sempre lo stesso giorno, durante quel momento ci si concentra su quello che si fa e si lasciano perdere social network, telefoni, televisione, si spegne tutto e si sta concentrati su quello che stiamo facendo. Un'altra attività molto carina da fare durante la riunione di famiglia è di organizzare i pasti, quindi decidere per tutta la settimana che cosa si mangia, cosa che anche quella contribuisce molto a diminuire lo stress che hanno le donne. Ecco, a questo proposito io voglio anche invitarvi a non voler essere per forza delle Wonder Woman, ma ad accettare anche che ci sono dei momenti in cui noi ne abbiamo voglia. Non siete delle cattive mamme se una sera chiamate la cena da asporto perché non ce l'avete fatta. Ok? Capita, va bene, e non ci si deve vergognare di questo. Ripeto, non si è cattive mamme o cattive mogli se si fa una cosa di questo genere. Ci sono delle giornate che sono molto pesanti e quindi è plausibile farsi aiutare da qualcun altro. Oppure chiedere al partner di cucinare lui mentre noi stiamo finendo di aiutare il bambino con i compiti, ok? Quindi cerchiamo di non pretendere di voler fare tutto noi.
È ovvio che in questo momento, soprattutto in cui ripeto, i bambini sono a casa e le donne invece stanno ricominciando a lavorare, perché è vero che se non siamo tornati in ufficio, però ci sono tante di noi lavorano in smart working. Io per prima ci lavoro quasi sempre, anche perché essendo libera professionista, per me è sempre stata abbastanza la norma lavorare da casa. Però ecco, una cosa su cui vorrei un po' farvi riflettere è che lo smart working che abbiamo avuto adesso in quarantena non è più, dovremmo chiamarlo home working, non smart working. Lo smart working è qualcosa che va un po' più ragionato, un po' più organizzato. Questa era una situazione veramente come posso dire, proprio di emergenza. Quindi da un giorno all'altro noi ci siamo ritrovati a dover lavorare in casa. In realtà chi in maniera cosciente, diciamo, decide di lavorare da casa perché il datore di lavoro gliene dà la possibilità, perché è un freelance e quindi può farlo, e poi ci sono mille altre casistiche, ovviamente insomma deve cercare di farlo con una certa organizzazione per essere veramente produttivi, perché effettivamente la possibilità di distrarsi è dietro l'angolo, eh. In casa ci sono mille stimoli che ci possono far distrarre. A questo proposito, io chiederei a Paola di mettere il post numero uno. Ecco, ho fatto uno screenshot di una conversazione che io ho avuto con una persona su Facebook. Ovviamente io ho censurato tutto. Per vostra comodità, adesso ve la leggo brevemente. Questa persona mi ha scritto: io sto lavorando da casa da 2 mesi e mezzo circa. Al momento riscontro alcune criticità. Per quanto ci si possa organizzare a casa, l'ambiente familiare non è concepito per essere produttivo e trovo difficile concentrarmi. Come molte altre, ho dovuto affrontare delle spese extra per adattarmi, la connessione, per esempio. Rispetto a prima, devo impiegare del tempo in più a prepararmi il pranzo, conseguentemente ho più spese. Paradossalmente ho meno tempo libero perché non riesco a staccare dopo 8 ore. Servirebbero almeno 1 o 2 giorni a settimana di incontro fisico con i colleghi del team per affrontare in modo più veloce e efficiente problematiche inerenti al progetto. E poi c'è una questione legata alla socializzazione. Io vorrei farvi una domanda. Secondo voi la persona che scrive è un uomo o una donna? Perché secondo me c'è un dettaglio. No, no, io sono stata ben attenta, non ci sono pronomi, però secondo me non c'è un dettaglio che è molto indicativo rispetto a se la persona che scrive è un uomo o una donna. Non so se volete provare a indovinare. Io vi aspetto, vi do un attimo per rispondere e poi vi dico, vi svelo l'arcano. Comunque, intanto che voi ci pensate e mi rispondete, io a questa persona ho appunto innanzitutto detto che avrebbe dovuto calibrare il suo giudizio su uno smart working organizzato e non così improvvisato come adesso. E poi in realtà ci sono dei pro e contro. Allora, donna, donna, uomo, anzi, uomo, uomo, avete indovinato, è un uomo questa persona, è un uomo. È un uomo, e si capisce proprio da questa frase del pranzo, secondo me, il fatto che dice devo prepararmi, impiego più tempo a prepararmi il pranzo. Cioè, per una donna, prepararsi il pranzo tutti i giorni in realtà non è questa grandissima problematica, perché lo sappiamo che molte donne che devono andare al lavoro tutti i giorni, hanno i bambini da far pranzare, i mariti si organizzano molto di più, noi siamo molto più brave a fare queste cose. Infatti, proprio per questo, io a lui ho detto: ma guarda che il pranzo in realtà non è un problema. Tu alla sera, mentre ti fai la cena, raddoppi la porzione e il giorno dopo c'è già il pranzo, cioè non devi. E lui in realtà, Paola, se mi mandi la seconda slide, scusami, mi ha scritto una cosa che a me ha fatto molto ridere. Mi ha scritto: i pranzi fatti la sera prima, una tanto si possono fare, ma quotidianamente no. E questa cosa mi ha fatto molto ridere, perché io conosco un sacco di persone che
di donne che pagherebbero per avere tutti i giorni un pranzo sano, autopreparato in casa, invece si devono adattare al panino, alla schifezza, perché non hanno tempo, appunto per via di tutto il carico mentale che devono farsi. No? E poi mi ha detto un'altra cosa, che anche questa mi ha fatto un po' ridere. Mi ha detto, e a parte, avendo un'auto ibrida, le spese di benzina per me sono irrisorie. Per me quei 20 minuti di tragitto sono un momento di pace interiore dove nessuno mi può stracciare le balle, scusate il francesismo. Niente bimbi che mi chiamano a 100 volte al minuto. E io ho detto, ma figlio mio, ma... ma se tu sapessi tutte le donne che continuamente vengono chiamate 1000 volte al minuto dai propri figli e tu ti lamenti perché per 15 giorni sei stato a casa, dai, no. Ecco, queste cose mi hanno fatto un po' sorridere, e infatti io gliel'ho detto, guarda che in realtà bisognerebbe fare un'analisi molto più approfondita dei costi-benefici, perché le spese di tragitto in realtà per molte persone sono altissime. Se dovete prendere dei treni, se dovete prendere dei mezzi di trasporto, la benzina, eccetera, sono spese molto più alte rispetto a un contratto. La connessione? Scusa Paola, io non mi vedo più. Oh, ok, scusate. E dicevo, guarda che le spese di trasporto per la maggior parte delle persone sono molto più alte rispetto a farsi un micro contratto di ADSL che magari con 20 euro al mese lo ha risolto. Io una volta facevo la pendolare Ferrara Bologna e spendevo 55 euro tutti i mesi, se non anche 60, quindi era un costo ben diverso rispetto a una connessione. E poi sicuramente adesso ci sono anche degli altri pacchetti. Però ecco, cerchiamo di non fermarci a quello che è adesso questa situazione che abbiamo vissuto, con quella che invece potrebbe essere tutti i giorni uno smart working o saltuariamente. Tenete conto che, per esempio, adesso ci sono tantissime soluzioni molto belle di co-working se uno ha bisogno di socialità, e in cui può andare a lavorare e stare con altre persone, che per certi versi sono anche meglio, perché in questo caso uno si sceglie le persone con cui lavorare, e invece di dover subire quelle che sono i colleghi d'ufficio, che non sempre sono così simili. Simpatici, ecco. Bene, quindi in sostanza, se uno fa un'analisi reale dei costi-benefici dello smart working, sicuramente c'è un abbattimento dei costi di trasporto, sicuramente si abbatte anche il tempo del tragitto, perché pensate a tutto il tempo che ci mettete per andare in ufficio, potrebbe essere tranquillamente abbattuto, e voi potreste fare altre cose che possono essere dormire un po' di più, ma anche, non so, andare poi in palestra, fare delle attività in casa, rilassarsi, insomma, ci possono essere veramente tante cose che uno può fare in quel lasso di tempo. C'è un maggiore controllo della vita privata, perché generalmente chi lavora in smart working lavora per obiettivi e non fisso davanti al computer per 8 ore come è in ufficio, quindi è una prospettiva proprio totalmente diversa, e quindi c'è un relax maggiore. E Paola, mi metteresti l'immagine dell'ufficio in casa? Grazie. Ecco, questa per esempio è una bellissima postazione da sogno di un ufficio, di un potenziale ufficio in casa, che ovviamente però ha una struttura fatta come si deve. È ovvio che in questi 2 mesi di home working per via del Covid, nessuno di noi ha potuto pensare di strutturare un ambiente di questo genere in casa, molto spesso perché non ce l'abbiamo un altro spazio, cioè le case sono piccole, non abbiamo un altro spazio che sia proprio destinato a fare da studio. È ovvio che invece se decidessimo di passare parte del nostro tempo lavorativo in casa, a quel punto saremmo molto più incentivati ad avere una struttura funzionale,
come quella che c'è in questa foto, che secondo me è bellissima proprio. Chiunque sia che ha questo ufficio, io lo invidio tantissimo. È ovvio che un ufficio in casa deve avere certe caratteristiche, deve essere uno spazio confortevole sia dal punto di vista della luce, ma anche della comodità della seduta. Per esempio, io ho lavorato sulle sedie della cucina in questi mesi, vi assicuro che non è questo grana avere, insomma. Bisogna avere le tecnologie giuste perché per fare il call con l'ufficio bisogna avere una DSL che va. Bisogna avere uno spazio adatto per mettere raccoglitori, per mettere tutto quello che mi serve, la cancelleria, mettere bene tutti i cavi per avere a portata di mano il caricabatterie piuttosto che quello del computer, quello dello smartphone, eccetera. Deve essere uno spazio isolato, ci deve essere una porta che si chiude e stabilire delle regole. La regola potrebbe essere se la porta è chiusa. La mamma non si disturba. Quando riapro la porta, allora puoi venire. Se la porta è chiusa, a meno che non, la casa non stia andando a fuoco, non puoi venirmi a urlare nelle orecchie. Oppure darsi dei cambi, per esempio con il compagno. È anche vero che in una situazione di smart working, ragionata e non di urgenza come questa, i bambini sono a scuola. Okay? Quindi voi dovete immaginarvi di lavorare da casa, ma senza i bambini tra i piedi, ok? Che ovviamente è tutta un'altra cosa, ve lo posso assicurare. C'era un'altra immagine, giusto Paola? Un'ultima immagine. Questa invece è un po' la situazione che noi abbiamo avuto fino adesso e che probabilmente continueremo ad avere anche per i prossimi mesi. Quindi il tentativo di lavoro, di interazione con i colleghi, di concentrazione, ma con degli elementi attorno a noi che ci distraggono continuamente. Distrazioni a casa, il frigo innanzitutto, perché ancora prima dei bambini, secondo me, il frigo è stata la distrazione peggiore di tutte. Poi sì, ovviamente la famiglia, la TV, la radio, ci sono un sacco di persone che hanno avuto so delle difficoltà perché la cosa che mi era più spontanea era lavorare con la televisione accesa, ma in realtà non è possibile, il nostro cervello non riesce a seguire le due cose. Le notifiche varie, quindi tutti i vari smartphone piuttosto che anche il postino è una notifica, no? Quindi il fatto di dover rispondere al citofono, cioè ci distrae, sono tutte cose che non ci sono, però. Vi posso dire che non è che in ufficio ci sia proprio una pacchia, perché comunque io conosco un sacco di gente che lavora in uffici dove c'è un sacco di confusione, dove i colleghi lo distraggono ogni 3x2, dove il capo continuamente viene a chiederti cose, quindi ti deconcentra dal tuo lavoro, cose che invece non ci sono a casa. Quindi, ripeto, la situazione che noi abbiamo vissuto fino adesso non è uno smart working reale. È uno smart working di emergenza. Voi dovete immaginarvi questa scena che vi ho messo adesso, ma senza i bambini, perché ripeto, in una situazione in cui noi decidiamo di lavorare da casa, riusciamo a concordare con il nostro titolare di poter passare parte della nostra, o tutta o parte della nostra settimana a casa, i bambini non ci sono perché sono a scuola. Ok? Quindi le valutazioni vanno fatte in un altro momento, non in questo di emergenza. È anche ovvio che una cosa molto importante sarebbe quella di cercare di lavorare anche un po' per priorità, no? Quindi cercare di capire che cosa noi effettivamente dobbiamo fare e non pretendere di voler riempire le nostre giornate a più non posso. Una di queste tecniche è sicuramente quella delle liste. Voi usate le liste? Quanti di voi usano le liste per organizzare il loro lavoro? Qualcuno sicuramente perché ha sicuramente sentito altri miei corsi con l'immobiliare San Pietro, quindi ne abbiamo già parlato. Però ecco, fatemelo sapere nei commenti. Fatemi anche sapere, non ve l'ho detto prima, ma fatemi sapere com'è andato il vostro smart working in questi mesi, cioè quali sono state le effettive difficoltà, perché magari.
riesco a darvi un po' di consigli su come gestire le cose da qui in avanti, ecco. Quindi fatemelo sapere. Allora, Barbara usa le liste, ma perché gliel'ho insegnato io, vero Barbara? Cecilia, presente? Ok. Allora, le liste ovviamente ci sono liste di tantissimi generi. Quella, diciamo, più usata di tutte è la cosiddetta to-do list, quindi la lista delle cose da fare. È ovvio che dovete, le liste no, sono, diventano lunghissime, hanno magari decine di voci, ma noi non possiamo farle tutte, non può essere tutto prioritario, perché se tutto è prioritario vuol dire che effettivamente niente è importante. Quindi di quella lista io vi consiglio ogni giorno, alla sera, adesso appena chiudiamo qui, voi andate a prendere la vostra lista e decidete 3, 4, 5 al massimo cose da cui partire domani e saranno la vostra lista di priorità. Non potete pensare assolutamente se nella vostra to-do list avete 50 voci di farle tutte, cioè è proprio materialmente impossibile, partite svantaggiati fin da subito. Invece se ne avete 3, se ne decidete 3, 4, quelle è molto più fattibile farle e ovviamente dà anche molta più soddisfazione perché vi sentite più carichi, vi sentite più pronti, poi finite quelle 3, 4, ok, andate avanti e vedete cosa dice dopo la lista, no? Quindi potete continuare a fare le altre. Come si assegnano le priorità? Beh, questo è assolutamente soggettivo, le priorità si possono assegnare per tempo, si possono assegnare per scadenze, quindi cose che devo fare prima e poi dopo, per importanza, perché magari io ritengo che alcune cose siano più importanti di altre, ma anche per sforzo, concentrazione. Adesso leggo un attimo. Barbara ci dice: a casa non riuscivo a concentrarmi, anche se prima del Covid mi portavo ogni tanto del lavoro da fare, in questi mesi per me era molto faticoso. Hai assolutamente ragione. Ma ripeto, c'è anche da dire che in questi mesi la nostra mente era molto affollata anche di altri pensieri, che erano i classici pensieri autoinclusivi, anche un po' deprimenti, uso questa parola, perché comunque c'era una situazione molto pesante anche dal punto di vista dell'umore. E in questo posso dirti che non c'è assolutamente niente di male. Io conosco persone che sono partite malissimo, cioè super depresse, che nelle prime settimane non hanno, di chiusura non hanno fatto assolutamente niente, poi pian piano sono riuscite a ricostruire la routine e sono andate avanti. Io, per esempio, faccio parte di un gruppo di persone, e come me anche altre, che sono partite a busso, come si dice a Bologna. Con una spinta micidiale, no, devo fare, fine, no, deve essere un periodo costruttivo, sì, fai, 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 fai. Poi un po' questo protrarsi della situazione, un po' perché mi sono ammalata e ho preso pure io il Covid, quindi mi sentivo senza energie. Ho avuto a metà un periodo in cui ho passato un paio di settimane in cui proprio non riuscivo a essere concentrata, non riuscivo a elaborare i pensieri e ti posso dire che ho lasciato che le cose andassero da sole. Ho lasciato che questa situazione mi imbruttisse perché non c'era niente di male, secondo me, e quindi per un paio di settimane ho proprio vegetato un po'. Non mi sono costretta a fare cose perché facevo fatica. Ho lasciato che di avere anche della non produttività, ma proprio perché questa è una situazione molto particolare dal punto di vista mentale. Quindi ho lasciato che la mente si sfogasse, ho guardato anche programmi televisivi, anche un po' trash, proprio per cercare di distrarmi, no? Ma non mi sono impegnata più di tanto. E infatti voi passate questo paio di settimane un po' così. La mia produttività è di nuovo aumentata e ho ricominciato a lavorare come avevo fatto all'inizio, fare cose, eccetera. Ma ripeto, era una situazione molto particolare dal punto di vista dell'umore, anche questa, eh? Non c'entra niente con lo smart working fatto bene, come anche io faccio 365 giorni l'anno, ecco.
Mariana ci dice: to-do list dei compiti dei figli non finiscono mai, infatti, ma è impossibile finirle tutte. Valutate insieme quali sono le cose da fare prima e le cose da fare dopo. Ecco, una cosa che funziona molto bene con i figli, ma anche con noi, è appunto, stavo parlando di priorità prima, concentrarsi sulle priorità a seconda dello sforzo necessario. Ed è il cosiddetto mangiare la rana. Mangiare la rana è una cosa altamente schifosa che sta un po' a significare che io prima faccio la cosa brutta, antipatica, lunga, che non mi piace, e in questo modo poi la giornata è in discesa. Quindi mangio prima la rana e poi vado avanti. Quindi, per esempio, con i figli potrebbe essere una buona strategia quella di dire: ok, facciamo prima un compito che non ti piace. Cioè, ammettiamo, no? A me non piaceva mai matematica. Facciamo prima un esercizio di matematica, poi facciamo italiano, che a me invece piaceva da matti e quindi andavo molto più svelta, più liscia, no? Quindi prima, come dicevano le nonne, prima il dovere e poi il piacere, no? Anche con i compiti e con le cose da fare si può applicare la stessa cosa. È una buona tecnica. Proprio per liberarsi del peso maggiore durante la giornata e poi andare avanti lisci. Questo è il consiglio che ti do. E poi insegna ai tuoi figli a lavorare anche un po' per materie. Quindi facciamo matematica, la finiamo, poi passiamo a un'altra materia. E questo insegna a fare le cose con conseguenzialità e a non mischiare, non pretendere di fare il cosiddetto il multitasking, che sappiamo non esiste assolutamente. Oramai, allora, Mariana ci dice: oramai non piace più nulla, ma ci riprovo. Ok, va bene. Ma quanti anni hanno i tuoi figli? Perché ovviamente insomma quello cambia anche. Magari prova anche a stimolarli con delle cose, con qualcosa di esterno, insomma, magari anche trovare qualche film, qualche cartone animato, insomma, che possa anche collegarsi a quello che stanno studiando. Non so, mi immagino qualche film legato alla storia che magari devono studiare, e dopo che hanno studiato fargli vedere il film, così si rilassano un po'. 9 anni. Sono ancora un po' piccoli, però neanche poi così tanto, insomma, ce la possono fare tranquillamente. Dai. Qualcuno ha qualche altra domanda rispetto a quello che abbiamo detto? Vi invito di nuovo a raccontarmi del vostro home working. E magari anche dirmi se siete riusciti a ricavarvi un angolo in casa in cui riuscire a stare concentrati. Allora, Alessandra ci dice: quando studiavo facevo finta che mi piacessero le materie che non mi piacevano e i risultati erano favolosi. Insomma, un'ottima strategia. Autoingannarsi è sempre la cosa migliore. Sono perfettamente d'accordo. Io lo facevo con le verdure perché non mi è mai piaciuto mangiarle, quindi le nascondevo in mezzo al prosciutto, no? Ok, però sì, sicuramente, ecco, cercare di trovare il lato piacevole nelle materie che non piacciono è sicuramente una buona strategia. Io che ero sempre una schiappa in matematica, cercare di rapportare la matematica alle cose più pratiche, quindi cercare una vera utilità di quello che stavo facendo nella vita quotidiana, sicuramente mi aiutava molto di più a non considerarla una materia totalmente inutile e a farmela piacere di più, insomma, quindi sono perfettamente d'accordo. E poi, vabbè, ripeto, a me piaceva tantissimo guardare cartoni animati legati, per esempio, alla storia o alla geografia. Quanti di voi hanno studiato la storia francese con Lady Oscar? Tanti, no? Però sono imparato un sacco di cose, anche perché poi io sono sempre stata di natura curiosa, quindi poi andavo a vedere e a studiare per i fatti miei, no? Quindi provate con i vostri figli a mettere in atto queste strategie. Può essere una buona cosa, ecco. Paola, ti stanno arrivando domande a te? Ci sono.
Vuoi chiedermi tu qualcosa? Vogliamo riprendere un attimo in chiacchierata? Non lo so. Eccoci qua. Mi senti? Sì. Sì, assolutamente. Allora, ma qualche consiglio per cioè proprio per la ripresa, perché molte persone entrano in uno stato, cioè dal lavorare a casa, ritrovarsi a riprendere la quotidianità, cosa consigli? Mi viene da dire la riunione di famiglia è un ottimo strumento per La riorganizzarsi. riunione di famiglia sì, soprattutto nel momento in cui ovviamente continuiamo a essere ancora tutti un po' in casa, ecco, perché alleggerisce quello di cui parlavamo all'inizio, ovvero il carico mentale, ma quello secondo me dovrebbe essere una buona norma sempre, quindi magari provare a rodarla ancora in questo periodo un po' ibrido per poi essere pronti veramente quando ci saranno i momenti più pesanti della ripresa vera e propria. Allora, Meggy ci dice: il mio smart working è stato soprattutto notturno. Di giorno ero troppo presa da fili, pulizie, cucine e lavatrici. Ovviamente è andato a rilento, ma è l'unico momento in cui riesco a concentrarmi. Però bisogna anche dormire. Effettivamente le giornate Allora, credo che siano state molto difficili in questo sono state momento. sicuramente molto difficili. Ecco, in questo caso io, riguardo a tutto quello che è il mondo proprio strettamente legato alla casa, ovvero pulizia, cucina, lavatrici, io in questo caso consiglio anche un po' di, come dicevo prima, di lasciare andare anche qualcosa, no? Ok, sono stata dietro i figli, ho pulito casa, però non posso fare la cena. Cioè, chiamiamo un delivery, chi se ne frega? Cioè, non siamo Wonder Woman. Io qualche tempo fa parlavo con una mia amica psicologa che mi diceva: è vero, Wonder Woman ha i superpoteri, ma in realtà Wonder Woman è una donna estremamente sola, perché i superpoteri ce li ha solo lei, nessuno è come lei e nessuno la può veramente capire, e quindi è una persona che vive, tra l'altro è una semidea immortale, no? E quindi, cioè, lei vive tutta la sua vita da sola. Noi vogliamo vivere la nostra vita da sole? No. Cioè, noi viviamo di socializzazione, no? Quindi, chi se ne frega se la cena non è in tavola? Chiamiamo la pizza d'asporto. Chiamiamo. Io poi durante questa quarantena io e mio marito ci siamo sbizzarriti con tutti gli asporti possibili e immaginabili, no? Perché c'era veramente di tutto. Quindi ci siamo fatti portare cotolette, hamburger, toast, cioè il sushi, no? Qualsiasi cosa, Sì, è un po' facciamolo. insito nelle donne quello di non riuscire, cioè non sentirsi a proprio agio Sì, nel ma proprio io ruolo se non si realizzano no. tutte le. Io questo lo capisco, però dobbiamo anche mettere sul piatto, ok? Io sono stata dietro a tutto. In casa ho fatto anche la cena alla cracco per la mia famiglia, ma poi sono stanca, ansiosa, nervosa. Se mio figlio mi dice qualcosa gli rispondo male. Io non è meglio magari chiamare l'asporto e rilassarmi 3 minuti davanti alla televisione? No, cioè proviamo a mettere sul piatto della bilancia anche queste cose qui. E poi voglio dire, non è che uno deve chiamare l'asporto tutte le sere, però se hai una giornata particolarmente faticosa, non te ne vergognare. Non, nessuno dirà mai che sei una cattiva madre perché hai chiamato l'asporto. E se qualcuno lo dice, secondo me non ha capito. Perché noi, ripeto, non siamo Wonder Woman. Secondo me il rispetto di noi stesse va oltre la cena fatta in tavola. Certo, questo è un concetto molto, molto chiaro, insomma, non è facilissimo, credo, poterlo mettere in pratica dall'oggi al domani, però ci si arriva No, forse. bisogna. No, non è assolutamente facile. A qualcuno a volte mi racconta anche che magari quando ha provato a dire queste cose al proprio compagno ha avuto anche delle resistenze dall'altra parte, però dall'altro mi viene anche da dire: ok, vuoi la cena in tavola? Puoi farla anche tu. No? Infatti, penso che questa occasione sia anche un momento di farsi aiutare, perché anche farsi aiutare è molto difficile, quindi può diventare uno stimolo per chiedere supporto, visto Per chiedere che. aiuto, sì.
Ma vedi, il discorso è quello che facevo un po' all'inizio, no? Noi abbiamo davanti agli occhi le nostre mamme, le nostre nonne, che nella maggior parte dei casi erano mamme casalinghe, non avevano anche il lavoro, okay? La percentuale di donne che lavorava era molto minore. Quindi noi abbiamo davanti agli occhi un modello di matriarcato che però è dedicato esclusivamente alla cura della casa e dei figli. Ma noi oggi non siamo più questo modello qui. Abbiamo anche il lavoro, che ovviamente è importante. Le donne sono una forza lavoro nell'economia del paese. Non siamo un accessorio. E quindi No, il no, nostro certo. lavoro ha dignità esattamente come quello degli uomini, e quindi ci deve essere una parificazione poi anche nell'ambiente domestico. Certo. Oggi comunque si sta affrontando un problema, tra l'altro nuovo, anche perché la donna a casa, la donna che lavora, in questo momento ha i figli che non sa dove mettere, perché in realtà le scuole sono chiuse, i nonni Esatto. che hanno sempre supportato Non in ci questo sono. momento. Quindi è un momento veramente difficile, che bisogna armarsi di tanta pazienza, Assolutamente. che poi non è sufficiente perché si ha Infatti, bisogno di un aiuto pratico, ecco, è questo. proprio per questo che ho anche detto che questo momento storico non fa testo nel giudizio sull'home working, perché nel normale home work, io ho un sacco di amiche che come me sono libere professioniste, sono freelance e hanno figli, però loro lavorano tranquillamente da casa perché i bambini tutto il giorno a scuola, quindi non hanno mai avuto Nella problemi. merendata. Anzi, è molto comodo perché dico, no, stavo dicendo, è molto comodo perché in realtà a quel punto puoi andare a prendere il bambino alle 4 a scuola invece delle 6 quando esci dall'ufficio, no? Quindi Certo, nella veramente. normalità, oggi Nella è normalità, veramente oggi tutto è un caso molto cambiato. particolare in cui la collaborazione in casa è veramente essenziale. Allora, Barbara ci ha detto, oggi l'organizzazione è essenziale in quanto si è incominciato in un mondo diverso da prima, molto più lento, con code nei negozi, uffici postali, eccetera. Sì, c'è anche da mettere in conto quello, che i tempi si sono estremamente allungati per tutte le code che ci sono davanti ai negozi, davanti agli uffici. Se prima entravi subito, adesso invece devi aspettare diverso tempo prima di poter comprare qualcosa. Ecco, diciamo che questo però è un nuovo modo a cui non siamo abituati, ma che ci dovremmo abituare, perché mi sembra di capire che questa situazione non sarà, cioè Esatto. la normalità non ritornerà, o normalità se vogliamo. In realtà sai che siamo sempre noi, siamo noi italiani che abbiamo sempre avuto questa cosa del entro immediatamente, perché io quando invece sono andata in Giappone c'erano diversi negozi dove c'era la fila fuori in condizioni normali. Cioè, Sì, è un modo che noi non conosciamo e che quindi esatto, noi, cioè, siamo. io mi ricordo che c'era un negozio che faceva ciambelle, pensa, ciambelle, sai quelle i donuts con lo zucchero sopra? E c'era la fila fuori che faceva tutto il giro dell'isolato. Che io, mio, Pazzesco. che mio marito, cioè, li ha guardati e gli ha detto: sono scemi perché cioè, io non, cioè, rinuncio alla ciambella. Se, cioè. E invece loro, tutti belli ordinati, facevano la loro fila. Quindi Dobbiamo mettere siamo su. anche noi, dobbiamo fare, cioè, cambiare questa mentalità e dire: ok, devo stare in fila perché mi serve quel prodotto. È un nuovo modo. Cecilia, e quando ci si abitua troppo a lasciare andare, farò. Allora, e quando ci si abitua troppo a lasciare andare, farò quando ne ho le energie e comincia a capitare anche con il lavoro, visto che a casa ci sono ancora bimbi, casa, spese e cose da gestire, perché spesso dopo aver fatto tutto le energie per l'home working mancano e se uno ha 30 minuti liberi dai figli che magari fanno un riposo, è una tentazione di fare un po' di ginnastica in pace invece che lavorare tanta. Con tutto l'amore per i figli e il senso del dovere per il lavoro ci siamo. Allora, ovviamente Cecilia, secondo me dobbiamo distinguere tra cose che devi fare e cose che vorresti fare. Purtroppo il lavoro è una cosa che devi fare, quindi dovrebbe essere la tua priorità. Lo so che magari è più piacevole pensare di fare un po' di ginnastica, però se questo toglie tempo al tuo lavoro, non...
Non ci siamo più, a meno che non ci sia un accordo con il tuo datore di lavoro diverso. Ripeto, cioè, il tuo lavorare da casa in questo momento è semplicemente la trasposizione dall'ufficio? Cioè, tu devi lavorare dalle 9 alle 18 come se fossi in ufficio? Domanda. Perché se invece l'accordo è cambiato e quindi tu hai un obiettivo e devi portare a casa quell'obiettivo, a quel punto che tu lavori un'ora o che ne lavori 10, se hai portato a casa l'obiettivo non cambia niente. Però dipende dall'accordo che tu hai preso con il tuo datore di lavoro. Secondo me, in questo periodo molti datori di lavoro pretendono che tu stia lì dalle 9 alle 18. Ma E quindi. è un po' quello che si diceva prima, no? Lo smart working non è una cosa facile perché a casa No. ci sono tantissime distrazioni e ci vuole proprio, bisogna imporsi delle regole, un po' come essere in ufficio, perché altrimenti Sì, le distrazioni sono no, dietro l'angolo. questo è chiaro, però, cioè, molto banalmente, no? Mio marito che fa un lavoro d'ufficio arriva alle 8 e alle 18 se ne va, ok? Io sto lavorando anche adesso, no? E sono le 10 di sera, perché io ho un lavoro per obiettivi, quindi io posso anche lavorare a mezzanotte, sono gli obiettivi, tra l'altro poi io me li decido da sola gli obiettivi perché io sono freelance, quindi non cambia niente a nessuno. Probabilmente il datore di lavoro di mio marito non sarebbe contento se lavorasse in un working a mezzanotte, perché ovviamente il suo lavoro si gestisce su riunioni, su summit che invece Attività sono svolte durante fatti, la giornata. che si svolgono durante la giornata, quindi non potrebbe farlo. Cioè, però sono accordi diversi che si prendono con il proprio datore di lavoro. Cioè, bisogna essere molto Probabilmente chiari in sia quello, eh. è in uno smart working forzato e quindi non è facile affrontarlo, Esatto. soprattutto quando ti manca il tempo per te stesso, perché in una vita, in una condizione normale, il tempo te lo ricavi quando i figli, cioè ci sono tante situazioni per cui riesci a ricavartelo. Adesso è proprio una situazione molto particolare, molto anomala. Esatto, infatti vedi che Giovanni ci dice, è verissimo, si lavora per obiettivi. Esatto, cioè la maggior parte delle persone che lavora da casa. Cioè, che lavora da casa sempre, intendo dire. Ci sono molte aziende, per esempio negli Stati Uniti, che hanno già da anni cominciato a commutare il lavoro da casa, il lavoro da casa anche perché ovviamente non andare in ufficio fisicamente abbassa notevolmente le emissioni atmosferiche, quindi aziende che sono molto legate alla green economy lasciano i propri dipendenti a casa. Proprio anche per evitare che muovano la macchina, che usino mezzi di trasporto, eccetera. Ma cambia la modalità di lavoro, non è più fissa 9-18, hai un obiettivo, me lo devi portare a casa, che tu lo fai in un'ora, che tu lo fai in 10, sono affari tuoi, a me non interessa, basta che porti a casa l'obiettivo. Cecilia, per fortuna è per obiettivo, infatti poi segue il dovere, però la tentazione di cui parlo è soprattutto psicologica, appunto perché è difficile lavorare a casa. Questo sì, allora questo sì, però ecco, devi cercare di organizzare la tua giornata dando un giusto tempo al lavoro, un giusto tempo ai figli e un giusto tempo a te stessa. Devi cercare di bilanciare le cose, questo assolutamente. Purtroppo, ovviamente, le ore sono quelle, no? Quindi tolte le ore di sonno, tolte le ore per mangiare. Quelle bisogna addestrarsi, eh? Qualche altra domanda, signori? Comunque, tutte le cose che ho detto saranno nelle slide che vi manderà Paola da domani, oppure le possono scaricare come le hanno, Sì, gliele mandi tu. chi si è iscritto all'evento riceve come sempre la dispensa via mail, il link da scaricare la dispensa. Vogliamo fare un po' un riepilogo di quanto ho detto Di quanto stasera? detto, facciamo Grandi ripina. spunti, così magari. Ok, allora velocemente io vi direi: numero uno, cercate di chiedere la collaborazione della vostra famiglia, cercando di assegnare, cioè di
gestire tutta la vita in casa insieme ai vostri partner e insieme ai vostri figli nei limiti delle loro possibilità. Ricordatevi che appunto anche i bambini possono fare cose, ecco. Quindi non troviamo queste scuse perché sono piccoli, ma insegniamoli dalle piccole cose a essere collaborativi. Seconda cosa, cerchiamo di strutturarci per quanto possibile, ovviamente in questo momento, un angolo in casa che possa essere adeguato alla nostra concentrazione. Un suggerimento che vi do, per tutte le persone che magari non riescono a lavorare troppo in silenzio, perché anche il troppo silenzio potrebbe essere distraente. Ci sono dei fantastici canali di radio digitali su YouTube che fanno H24 musica cosiddetta chill out a 440 Hz, che è proprio la frequenza della concentrazione, e se tenute proprio in sottofondo, aiutano proprio il cervello a lavorare molto meglio, come per esempio anche i notturni di Chopin, ve lo dico, sono in 440 Hz, che è proprio la frequenza della concentrazione del cervello, quindi usateli per concentrarvi maggiormente. Lavorate per priorità, ma sceglietene poche, 3, 4 ogni giorno, sulle quali concentrarvi, cominciate da quelle, poi andate avanti. E cercate di fare prima la cosa peggiore, perché così ve la togliete, e poi ad andare a tutto il resto. Lasciate andare e abbandonate il perfezionismo, perché il perfezionismo non serve a niente. Fatto è meglio che perfetto. Questo ve lo dovete tatuare tipo qua. Così quando Anche perché in questo siete. caso fatto vuol dire collaborazione. Vuol dire collaborazione, vuol dire essersi tolti qualcosa che non devo fare dopo, no? Quindi fatto è meglio che perfetto, ricordatevelo sempre. Allora, io arrivati a questo punto, prima di salutarvi, volevo ricordarvi che in questo caso giovedì 4 giugno, perché lunedì 1 c'è un ponte, e quindi mi auguro che tanti di voi possano in qualche modo passarlo diversamente. Ci sarà la diretta Facebook con Dana Goldoni, dove parleremo degli oli essenziali e diciamo per l'utilizzo per il sonno, lo stress e per le emozioni. Io a questo punto saluto Simona, la ringrazio per la serata Grazie e ringrazio mille tutti voi a voi. come sempre per seguirci, che ci seguite sempre. Grazie ancora. Buona Grazie, serata a arrivederci. tutti. Arrivederci a Ciao, tutti. buona serata. Ciao. Buona serata.